assai chi fugge fasto e odori, e in solitario asil silvestre e pago, che Zefiro gentil sue gote sfiori. Buffone, arcibuffone, via dalla scena subito! Ma chi è? Cirano, quel che temevo. Felice assai chi fugge fasto e odori. Ricone, ho già proibito di mostrarti un mese. Tacete! Continua, Monfleurin. Felice assai chi fugge. Già, chi fugge? Meglio per te se lo fai subito, cialtrone. Parisci. O devo muovermi io per aiutarti a lasciare la ribalta. Cosa? Ancora lì? Che Zefiro gentil sui gote sfiori? Ignobile suino, se osi fiatare ancora un altro Zefiro, vengo io a sfiorar le tue gote. Signori, se mi proteggete voi... Avanti, non temere. Signore, non vi permetto di insultarmi in tal modo. Davvero? E qual modo preferiresti? Silenzio laggiù! Abbiamo già tollerato abbastanza. Prosegui la recita, Monfleurin. Se i marchesini non mi fanno la finezza di starsi quieti, perderanno qualche piuma. Chi è quello spaccone? Mio cugino, signore. Ebbene, Monfleurin, ancora in scena? Benone, allora entro anch'io. Col trinciante per affettare quell'oca prosperosa. Vi prego, non urtate il mio fodero, potrebbe mostrare la lingua anche a voi. Silenzio! Silenzio, ho detto! Io sono qua, sono pronto a sfidarvi tutti quanti. Chi ha voglia di morire, prego, alzi la mano. Sia propinqui gli eroi, inscrivo i nomi. Il primo che cadrà avrà un monumento. Chi vuole aprire la lista? Voi, signore? No. Voi? Ah, no. Nessuno? Nessun cliente? Non una mano? E neanche un dito? Benone, allora vo' avanti. Attento a me, luna piena. Batto le mani tre volte, così. Alla terza tu ti eclissi, intesi? Pronto? Uno. Come osate? Io domando e insisto e mi rivolgo a ogni nobile. Due. Questo è un oltraggio, un vituperio, un'onta, e nulla mi farà smuover di scena. Re. Gentili dame e nobili signori. Signor di Bergerac, perché trattare così il buon Monfleury? È un bravissimo attore. Per due ragioni, e ciascuna vitale. Prima, è un abominevole guitto che cambia i versi in versacci e le tragedie in farse. Seconda, beh, è un mio segreto. Ma avete privato della commedia? Oh, non è una gran commedia. Ma e chi paga le spese? Voi vorrete sicuro che si rimborsi il pubblico, è vero? Certo. No, figlia. Oh, cavaliere, a questi patti vi autorizzo a sospendere la recita ogni sera. Mie dame e miei signori, vi verrà restituito il denaro e vi prego di uscire tranquillamente. Buonanotte, buonanotte. Vostro cugino è un tipo straordinario, madamigella. Oh, senz'altro. È soldato. Poeta, filosofo, musico, drammaturgo. Nient'altro? Sì, è il miglior spadaccino di Francia. Davvero? Avrei pensato che fosse il visconte ad aver questa fama. E dite, madamigella, quella maschera buffa, quel naso, adesso lo toglierà dal viso? No, visconte, lo tiene.
e aiuti il cielo colui che ne ridesse. Buonanotte. Oh, signore! Signore! E quando lasciate Parigi? Cosa? Ma dopo ciò che avete fatto a Montfleury, non sapete che il conte di Guisa lo protegge? Voi chi avete? Nessuno. Nessun protettore? Ho detto di no. Il conte di Guisa è il braccio lungo? Meno lungo del mio, se ci metto la giunta. Sì, ma dopo un tal scandalo... Fuori dai piedi ora, ma... via dai piedi. O spiegami, perché stai scrutando il mio naso? Non lo stavo scrutando. Ti meraviglia, forse? Oh, ma no, mi sono anzi guardato dal guardarlo. Ma perché, se è lecito, ti disgusta per caso? Ma no, io non... Il suo colore ti sembra sconveniente? Ma tutt'altro. O forse tu lo trovi un po' fuori di misura? No, piccolo, piccolissimo, esiguo, impercettibile. Cosa? Tu accusi me di tale assurdità? Piccolo il naso mio e via, magnifico è il mio naso. Tu bue, tu balordo, tu babbuino, sappi che io mi glorio del mio naso, perché gran naso è indizio di grand'uomo, di genio, cortesia, intelletto, di forza, di coraggio. Mentre quella tua faccia, quell'indecorosa cocurbita giallastra che la mia mano trova sulla tua sommità, è priva di fierezza, di poesia, di anima, di pittoresco ardire, di linea, di carattere, di naso, insomma, come quella che in fondo alla tua flaccida spina dorsale ti cerca il mio stivale. Oh, aiuto, a me, guardie! Ora quel fanfarone incomincia a stancare. Oh, dà fiato al suo corno. Già, e non c'è nessuno che sappia metterlo a posto. Se mi permettete, guardate. Signore, il vostro naso... Il vostro naso è alquanto grande. Alquanto? Direi. Tutto qui? E che altro vorreste? Ah, no, giovane signore, siete troppo banale. Potevate lanciarmi mille motti salaci e sprecate così l'occasione. Ad esempio, sentite, aggressivo. Signore, se avessi un cotal naso io ne avrei già amputato un bel pezzo. Pratico. Ma come fate a bere con quel coso? Dovrete avere un vaso fatto apposta. Descrittivo. È una rupe, un picco, un capo. Un capo? Diciamo pure una penisola. Inquisitore, a che serve quel mobile? Da scrigno o da scrittoio? Vezzoso, adunque tanto amate il cinguettio che per udirlo più da presso offrite un cotal ramo agli augelletti. Prudente, state attento, un peso come quello può sbilanciarvi il capo. Enfatico. Sei starnuta coi tifoni gareggia e le nubi sbaraglia. Drammatico. Se fa sangue, è il Mar Rosso. Ingenuo. E quando scoprono il monumento? Militaresco. Cospetto, che colubrina. Commerciale. Che insegna per un profumiere. Rispettoso. Signore, in voi si vede l'uomo d'importanza. Un uomo prominente. Oh, romanzesco, fu questo il molo d'onde la gran flotta salpò? Ecco, caro messere, ciò che avreste potuto dirmi se aveste avuto la più lieve dovizia di lettere o di spirito. Ma spirito, ma che, non ne avete una goccia. E lettere tre sillabe vi bastan per la firma. A, si, no. Asino. Insolente fantoccio, idiota, marrano, gaglioffo. Onoratissimo, e io... Cirano Savignano Ercole di Bergerat. Visconte, venite. Una tale arroganza, questo zotico che... Guardatelo, non ha merletti, né nastri, e neanche guanti. È vero. Io cerco di adornarmi solamente di dentro. Di virtù anziché di merletti. Per manto ho l'onor mio e per corona la piuma bianca della mia libertà. Ma non ho guanti. Che peccato. Ne avevo uno, il superstite di un vecchio paio, e l'ho perso. Che trascurato, ma un nobiluccio osò un'impertinenza e glielo lasciai sul viso. E sia pure. Defungerete squisitamente. Oh, poeta. Ma sì, poeta, certo. Così, mentre duelliamo, io voglio improvvisarti una ballata e giusto nel final sarai toccato. Ah, credete? Lo credo.
Ballata del duello nel palazzo di Borgogna tra il Sir di Bergerac e una... carogna. Che vorreste dire con questo? Oh, questo? È il titolo. Silenzio, fatemi scegliere la rima. Ora ci sono. Ecco, getto con grazia il mio cappello. Libero poi con nobile eleganza la fulgente divisa dal mantello. Quindi sbaino la spada, apro la danza. Di Lancellotto più gentile, più fino di scaramuccia al giuoco dello scacco, io giostro un po' con te, bel damerino. Poi giusto al fin della licenza, io tocco. Dove vuoi che ti infilzi, mio tacchino? Era meglio tenere le labbra quiete. Vuoi la punta nel cuore, sotto il nastrino, o nel pancin, oltre le azzurre sete? Guizza la spada mia e i colpi io scocco, pronto a cacciarti contro la parete. Poi giusto al fin della licenza, io tocco. A me una rima. Sei smorto e disfatto, tu rompi, arretri. Ormai per te è finita. Mentre io paro l'ultimo tuo scatto, cambia così una parola ardita in fiel di morte il miele della vita. Così chiude una rima in piccio lo sbocco della mia fantasia l'onda infinita, finché alla fin della licenza io tocco. Licenza. Prence, raccomanda al Signore il tuo destino, già l'ultim'ora tua batte il rintocco. Io paro. Fingo, scocco, ecco, piccino, giusto alla fin della licenza. Io tocco. Bravo! Bravo! Signore, signori, prego, prego, lo spettacolo è finito. Si chiude il teatro. Chiudi, ma lascia accesi i lumi che stasera dobbiamo provare la nuova farsa. Senti... Se ti lasci influenzare da questi fanatici che van matti per i duelli, ti rovinerai. Pensa ai nemici che ti sei fatto. Montfleury, il visconte se camperà. Tutti quei panesi dei marchesi. Il conte di Guisa. Quel politicante. È nipote del cardinale. C'è della potenza là. E potenza qui. Oh, scriteriato. Guarda l'esempio mio. Da 20 anni sono capitano. Mentre gli altri che sanno far manovre solo a corte hanno già avuto il bastone di maresciallo. Lo so. Ma un giorno vendicherò anche te. Utopie. Andiamo, vieni a cena. A cena no, io no. Perché no? Ma perché non ho denaro. Ma quella borsa? Addio, pensione paterna. Allora fino alla fine del mese non ti resta... Io nulla. Che pazzia. Sì, ma che gesto. Scusatemi, signore. Mi rattrista il sapervi digiuno. Io ho di tutto qui. Vi prego. Bambina cara, come può il mio orgoglio guascone farmi gradire una tal gentilezza? Ma io... Tuttavia, nel timore che un mio rifiuto ti addolori, io accetterò qualcosa. Un chicco d'uva.
uno solo. E un bicchiere d'acqua? No, pura. E un mezzo amaretto. Nient'altro? Sì, certo. La mano da baciare. Grazie, signore. Buonanotte. Idiota. Cibo. Bevanda. Frutta. Mio Dio, ero affamato terribilmente. Spiegami. Di pure. Perché detesti tanto Muffleri? È un pessimo attore. Su, su, andiamo, di la ragione vera. Quell'otre gonfio che neanche può abbracciarsi più la pancia, con le donne si crede ancora irresistibile. Geme sospiri languidi e fa gli occhi di triglia con quegli occhi di rospo. Lo aborro dalla sera in cui lanciò un sorriso a... Oh, amico mio, mi sembrò di vedere strisciare su un fiore un'immonda lumaca. Cosa? Sarebbe mai possibile? Che io ami? Ti amo. Chi? Posso saperlo? Chi amo? Pensa un po'. Pensa a me. Me che ogni donna brutta disprezzerebbe. Me con questo naso che mi precede almeno di un quarto d'ora. Chi debbo amare? Ma è chiaro, può essere solamente la più bella del mondo. La più bella? A lei, per gli occhi miei, nessuna è pari. Aspetta, tua cugina, Rossana. Sì, Rossana. Beh, perché no? Se l'ami, diglielo. Vecchio amico, guardami e dimmi che speranze posso avere con questo promontorio. Beh... No, non ne ho più di illusioni. Sì, talvolta. Ma vieni di intenerirmi passeggiando da solo nelle notti serene, attraverso i giardini o le zanti di fiori aspersi di rugiada. E quando il mio nasone aspira il profumo d'aprile e seguono i miei occhi un cavaliere che va con la sua dama sotto i raggi d'argento, sento in cuore che anch'io vorrei una donna che passeggiasse con me sotto la luna e che, stretta al mio braccio, sorridesse. Mi sprofondo in quel sogno. E allora scorgo l'ombra del mio profilo sopra il muro. Amico mio. Amico mio, ho spesso giorni amari sentendomi sì brutto e così solo. Oh, il tuo spirito, il tuo coraggio. Anche quella fanciulla che ti ha offerto la cena, l'hai visto, ti guardava ammirata. Questo è vero. E allora, Rossana stessa seguiva il tuo duello pallida. Pallida? Sì, con le labbra tremanti, trattenendo il respiro. L'ho vista io. Parlale, sì, uomo. E se mi ride sul naso? Questa è la sola cosa al mondo di cui ho paura. Scusate, cavaliere, c'è qui una dama che chiede di voi. Signore? La sua governante. Ho un messaggio per voi da una certa signora. Desidera sapere quando e dove può vedervi in privato. Ha alcune cose da dirvi. Alcune? Cose. Vuol vedere proprio me? Domani all'alba andremo alla messa a San Rocco. Dopodiché, dove ci aspettereste? Dove? Io... Dove? Dove? Allora? Io sto pensandoci. E pensate? Ma
La bottega di Ragnò? Sì, già, Ragnò, il pasticcere. Dov'è? In via Saint-Honoré. Via Saint-Honoré. Ah, siamo intesi. Allora alle 7. E per adesso, addio. Io sarò là. Ella. Un convegno a me. Non hai più quell'aria tetra ora. Almeno ella sa che esisto. Pensa, e l'ha chiesto di vedere me. Adesso ti sentirai più felice. Felice? Io mi sento un ciclone, un vulcano. Ho bisogno di battermi solo contro un'armata. Ho 10 cuori, ho 100 braccia. Sono troppo forte per lottare coi mortali. Mi occorrono dei giganti. Silenzio, prego. Shh. Qui noi stiamo provando. Ce ne andiamo. Cirano! Cirano! Ragnò. Oh, grazie a Dio mi trovo ancora. Perché? Cosa è successo? Ho paura di rincasare. Perché? Sapete di quei versi satirici che ho scritto contro il conte di Guisa? Il conte ha soldato sicari, banditi, circa un centinaio, mettendo sulla via di casa mia e vogliono bastonarmi, massacrarmi. Vi prego, mi potreste permettere di passare la notte a casa vostra? 100 uomini, tutto lì? Ragnò, dormirai a casa tua stasera. Ma sono armati, sono dei tagliagole. Prendi questa lanterna, avanti, marsh. Ti giuro che stasera nel letto ti ci metto Cirano. No, tu no, io non voglio aiuto da nessuno. Contro 100, sei matto. Non meno me ne servono stanotte. Ma perché rischi il collo per questo bottegaio? Primo, perché quel bottegaio è un amico mio. Secondo, perché fa il pasticcere, ma è anche poeta. E terzo, importantissimo, se accadesse qualcosa al mio buon pasticcere, domattina alle 7 la sua bottega sarebbe chiusa. Guardiola! Basta!
Bene. Come ti senti? Oh, piuttosto euforico. Vieni, conosco una taverna non lontana da qui. Ragnù! Mio poeta, salta fuori, tutto è a posto. È finita? Del tutto. Sul serio? Così presto? Se avessi avuto la mia spada, quanti ne abbiamo uccisi? Oh, circa 8. 8? 8? Quel messere comincia ad annoiarmi. No, no, pan, salsa e carne in rima, spargici un po' di spezie in cima. Di crosta il tetto vuol più duretto, io te l'ho detto. Tirano, tirano! Entrate, prendete qualcosa. Che ore sono? Oh, non ancora le 7, vi prego, Cirano, un uomo a pancia vuota è come... Se lei avesse cambiato idea. Ma come può? Siamo stati magnifici ieri sera e a teatro lo stesso. Giusto al fin della licenza. Quando arriverà, dove potremmo parlare indisturbati? Ovunque vi piaccia, la bottega è vostra, ma la saletta da pranzo è più intima. Io tocco. Eterni dei, che stile! Giusto al fin della licenza. Sparisci! È venuta! Ve lo dicevo! Benvenuta. Scusate, una parola. Anche due? Non siete un po' golosa? Oh, moltissimo. Bene, ecco qui dei cannoli, pignole e sfogliatine. Amate l'aria mattutina? L'adoro. Allora uscite fuori a sgranocchiarvi questi e non rientrate finché non li avrete finiti. Ma io? Benedetto fra tutti sia l'istante in cui, risovvenendovi di me, mi chiamaste per dirmi che cosa? Per dirvi... Ma prima che io ardisca dirlo, occorre che io ritrovi in voi quel mio fratello maggiore che eravate per me quando fanciulli giocavamo nel parco laggiù a... Bergerac, che deliziosa estate. Tu fabbricavi sciabole coi giunchi. Tu bambolette bionde col gran turco. A quei tempi io potevo dirti tutto e tu esaudivi ogni mio desiderio. La piccola Rossana, dolce tiranno in gonne corte e lunghe trecce. Ero carina. Non brutta. Sempre quando cadevi o ti ferivi una mano solevi correre svelto da me. E io facevo la mammina severa e con voce grossa ti dicevo: e adesso che ti sei fatto ancora? Fa vedere. Aspetta, fa vedere. Ancora, alla tua età. Dimmi, come te lo sei fatto? Ho bisticciato coi monelli della piazza di Nello. Vieni qui. Ma che brava mammina. E raccontami, mentre cerco di pulire la ferita, con quanti hai bisticciato? Circa un centinaio. 100? Sì, più o meno. Dimmi. No. Dimmi tu ciò che volevi dirmi e non osavi. Credo che adesso oserò. È tutto così uguale ai bei tempi di allora che... Sì, te lo dico. Ascolta. Sono innamorata. Ah. Amo uno che ancora non lo sa. Amo uno che anche mi ama, ma ha timore di me e mi sfugge e non osa parlare. Ridammi la tua mano. Dio, come scotta. Sì, lui mi ama, ne sono sicura. Sì. È soldato anche lui, è nel tuo reggimento, tua compagnia. Sì. E che uomo. È fiero, nobile, giovane, prode... Bello. Bello.
Che ti accade? Niente. È la mano. Ebbene, io l'amo. Ecco tutto. Benché io non l'abbia visto per ora che a teatro. Vi siete mai parlati? Solamente con gli occhi. E allora, come sai? Si sa, la gente è un po' pettegola e io ho sentito qualcosa e... E lo so. Dici che è dei cadetti. Si chiama? Barone Cristiano di Neviette. Di Neviette? Ma non è tra i cadetti. Sì, da una settimana. È arrivato da poco a Parigi dalla Normandia. Così presto abbiamo perso il cuore. Ma se... Signor di Bergerac, li ho già finiti tutti. Bene, tornate fuori allora e godetevi il fresco. Ma mia cara, tu ami il linguaggio fiorito, spirito, poesia. Che farai se quel tale fosse un uomo volgare o uno sciocco? Non con quegli occhi. Rivelano il suo animo. Già, l'animo nostro è sempre rivelato dagli occhi. E mi hai dato convegno solo per dirmi questo. Davvero non afferro il motivo di farmi una tal confidenza. Si dice che nella tua compagnia, e ciò mi spaventa, siate tutti guasconi che... Che attaccallite con ogni damerino non della nostra risma, è questo che t'han detto? Temo tanto per lui. Non ti posso dar torto. E ho pensato a te, se tu, di cui tutti hanno rispetto e timore. Tu vuoi che ti protegga il tuo bel baronetto? Lo farai. Per me, perché anche tu mi servi un po' d'affetto. È questo ciò che tu volevi da me? Sarai suo amico. Sarò suo amico. Non lascerai che si batta in duello? No, mai. Prometti? Prometto. Oh, grazie. Lo sapevo che potevo contare su di te. Ma ora devo andare. Oh, non mi hai narrato poi di ieri notte. Deve essere stata un'impresa da eroe. Di che mi scriva e mi racconti lui le tue geste e che mi parli di sé. Oh, sei un gran tesoro, ma non da adesso ci vogliamo bene, no? Fa che mi scriva. 100-1. Mi dirai poi tutta la storia quando ne avremo tempo. 100 uomini. Che coraggio! Ne ho avuto più adesso. Allora? Andiamo via di qui. Ma c'è la compagnia al completo che arriva. Oh, no. Sono alle mie calcagna. Ho detto dello scontro di stanotte. Sembra matti. Eccoli qua. Non potevi evitare. Cercherò di fermarli. Non importa. Cirano! Abbiamo saputo tutto, sai. Devi raccontarci adesso. Bravo. E in mezzo alla strada 8 cadaveri. È uno scandalo. Voi conoscete il mio editto contro i duelli. Intendo che venga rispettato. E soprattutto vorrei sapere chi è il vero responsabile della strage di ieri alla piazza di Nesli. Indagherò, vostra eminenza. Benissimo. E ora ho notizie che credo siano più di vostro gusto. Io temo, in confidenza, che l'armistizio con la Spagna sia già sfumato ormai. Avrò un comando? Il brevetto di colonnello è pronto. Oh, grazie, zio caro, grazie. Ah, un'altra cosa. Ieri sera a teatro, quel duello in rima di quel cadetto dal naso... Di Bergerac, quell'impossibile guascone. Ah, impossibile. E suo oltraggio a Monfleury. Abominevole. L'arroganza con cui ha interrotto la recita. Incredibile. Sarà un miracolo se il visconte sopravviverà. Oh, deplorevole. Che intende far di lui, vostra eminenza? Io? Niente. Penso sia meglio lasciar fare a voi. A me? Eh già. Potreste sistemarlo al vostro seguito, con un degno stipendio. Mi sembrava un po' al verde. Come? Vostra eminenza non condanna i duelli? Ah, naturalmente. Ma perché non prevenirli? Io trovo preferibile che a quel guascone dia di che viver la penna, anziché di che morir la spada. Non siete d'accordo, Antonio? Assolutamente, vostra eminenza, assolutamente. È giusto, al fin della licenza, io tocco.
Signor di Bergerac, Vostra Eccellenza, sono venuto a farvi le mie congratulazioni per entrambe le imprese di iernotte. Davvero? Grazie. Mio caro giovanotto, possiamo aver avuto qualche divergenza, ma io sono disposto a dimenticare. Quale generosità da parte vostra? Oh, dico sul serio. Voi siete a quel che sembra un uomo di molte qualità, una rara mescolanza di soldato e poeta. Vorreste appartenere alla mia corte? No, grazie. Io non corteggio. Mi hanno detto che avete scritto una commedia. Come sapete, mio zio, il cardinale, è anche lui uno scrittore. Potrei raccomandarvi a lui. Cirano, finalmente potrei farla rappresentare. Perché no? Potrei fargliela leggere. Davvero? Certo, vorrà correggere qualche verso qua e là, ma troverà ben lui il teatro per voi. Correggere i miei versi? Impossibile. Ah, ma quando una cosa gli piace, paga bene. Sì, ma non quanto me. Quando io mi offro l'armonia di un bel verso, mi sento ripagato 100 volte. Siete orgoglioso, amico. Ah, lo avete notato? Cirano, guarda che selvaggina. Le piume che han perso per la via quelle cornacchie che ti han volto la coda. Colui che assoldò quei gaglioffi si morderà le mani adesso. Chi è? Lo sai? Sono io. Un pari mio non può abbassarsi a far certe cose. E detti loro l'incarico di spolverar la schiena a un poetastro. Sono ben grassi, mi sembra. È un peccato sprecarli. Ne facciamo un Salvini. Monsignore, vorreste renderli ai vostri amici? Avete letto Don Chisciotte? Certo, e a quell'eroico folle io mi inchino. Vi consiglio allora di meditare sul capitolo dei mulini a vento. È il 13°. I mulini, badate, a tentare di attaccarli, possono colpire con quelle lunghe braccia e scaraventarvi in basso, nella mota. O in alto, tra le stelle. Ah! Oh. Signori miei, signori. Bella provezza, che bisogno c'era. Era disposto fino a favorirti. Adesso ricominci a brontolare. Certo. Questa tua posa continuata di disprezzare ogni buona occasione che ti capita è davvero eccessiva. È vero, talvolta esagero, ma ci sono dei principi che servono da esempio se portati agli estremi. Già, la tua indipendenza, il tuo pennacchio bianco. Sì. E dove credi di arrivare con quello? E cosa dovrei fare? Cercarmi un protettore che mi spingesse in alto e strisciar come l'edera sul tronco e arrampicarmi dove non potrei star da solo? No, grazie. Fare il buffone con la vile speranza di strappare un sorriso a un potente. No, grazie. Mangiar rospi il mattin per colazione? Incallirmi i ginocchi, curvare sempre il dorso e leccare la polvere per impinguare la pancia? No, grazie. Lisciar con la sinistra ogni porco la schiena pur di pescarne il truogolo e intanto con la destra, troppo orgogliosa per guardare ciò che fa quell'altra, prender la mancia? No, grazie tante. Dovrei usare quel fuoco che Dio mi ha dato per incensare i grandi? No, grazie. Struggermi, prosternarmi perché il mio nome appaia sulle gazzette. Calcolare, brigar, tremare, preferir fare inchini che bei versi, piattire introduzioni, favori ed influenze. No, grazie, grazie no, e ancora no, grazie. Ma cantare, sognare, ridere, camminar libero per la mia via, guardare il mondo con occhio indipendente, parlare a voce alta, appendere il cappello dove voglio, per un motto, un sì o un no, far satire e duelli, ma mai fare una cosa che il mio cuore non senta. Percorrere ogni strada alla luce del sole o delle stelle. Non curar se la fama o la fortuna occhieggiano dal fango. E poi dir con modestia, anima, tien ti paga dei fiori, delle spine, delle erbacce perfino, purché tutto il raccolto del tuo orto sia il frutto.
In breve, sono troppo fiero per essere parassita. E se non sono di tal germe che salga svettando verso il cielo come quercia possente, salirò non in alto, magari, ma da solo. Solo, sia pure, ma perché procacciarsi nemici? Quando vedo la gente mendicare amicizie, ovunque, come cani randagi, e quando di questi amici noto le false cortesie a ognuno che ne perdo, mi dico grazie al cielo, ecco un altro nemico. Sì, questo raccontalo agli altri, ma a me confessa magari sottovoce che lei non t'ama. Lasciami solo, ti prego. Cyrano, aspetta. Raccontaci la storia dell'incontro. Non adesso. No, la vogliamo sentire subito. Lascialo stare, abbiamo tempo. La voglio adesso. Sarà un esempio per quel giovin pulcino che zampetta laggiù verso la porta. Dico a voi! È con me che l'avete? Sì, mio grazioso paperino del nord. Che volete da me? Sentite, signor di come diavolo vi chiamate? Di Neviette, barone Cristiano di Neviette. Bene, di Neviette. Già che voi siete un pivello, dovete saper subito che c'è un certo soggetto, o d'oggetto se preferite, che mai deve essere menzionato fra noi. Cioè? Guardami. Hai capito? Volete dire il... Ma è vietato pronunziare quella parola. Basta solo fiatarla e avrai a che fare con lui. Ne ha sterminati parecchi, cui tono di voce proveniva dal... Vuoi morire prima del tempo? Basta fare allusione a escrescenze o cartilagini. Un motto, una sillaba, un gesto, ma che? Uno starnuto. Ed il tuo fazzoletto diventerà un sudario. Capitano. Sì? Come ci si contiene allora quando i guasconi fan troppo gli spacconi? Si prova loro che si può essere normanni e avere ugual coraggio. Mille grazie. Avanti, Cyrano, racconta! Raccontaci il fattaccio! Sì, racconta! Dunque, vediamo un po' di dove si incomincia. Col mio amico avanzavo guardingo per scoprire quei furfanti non sapendo dove fosse l'imboscata. Nessuna luce in quelle viuzze oscure, niente luna nel cielo. Buio, dovunque tenebra. Era talmente buio che non ci si vedeva d'un palmo... Dal naso. Chi è quel tizio laggiù? Una nuova recluta, giunta da poco. Una recluta, eh? Si chiama Cristiano di Neviette. Dicevamo... Ah, sì. Era talmente buio che non ci si vedeva d'un palmo dagli occhi. Avanzavo pensando che in tal modo, per amor di un poetuccio che faceva epigrammi, se gli saltava... Il naso. Se gli saltava il picchio, potevo inimicarmi pericolosamente qualche potente che mi avrebbe fatto pagare... Con il naso. Pagare il conto! Dopotutto pensavo, perché mai giocarmi il naso? Giocarmi la pelle, la bega non è mia, ma se incomincia un gentiluomo non si tira indietro. Perciò forza, guascone, fai il dover tuo. A un tratto una lama brilla nel buio, paro il colpo col naso. Col mio brando, prima che me ne accorga mi trovo... Naso a naso. Accerchiato da un branco di marrani, tiro qualche... Nasata? Corpo di mille fulmini! Tiro qualche stoccata, si ritirano, io carico. Naso in vetta! Ne sventro un paio, poi ne infilzo un terzo, un altro attacca e mi prende... Per il naso! Entro di giù, da fuori tutti! Lasciatemi con lui. Thank you.
Abbracciami. Come? Hai del coraggio e ne sono lieto. E perché? Vieni, non sai che io sono suo fratello. Di chi? Suo, di Rossana. Suo fratello? Voi? Un cugino lontano e poi lo stesso. E lei vi ha forse... detto tutto. E la mamma? Forse. Mio signore, più che non possa dirvi, io mi sento onorato. Subitanea affezione. Vi prego, perdonatemi. Sapeste quanto vi ammiro. Già, già, e quei nasi... Vi prego, chiedo scusa. Oh, Rossana aspetta una lettera. Da me? Sì, e da chi? Oh, no. Ogni volta che scrivo io rovino ogni cosa. Perché? Perché qualsiasi scolaretto saprebbe scrivere assai meglio di me. A fool. You did not attack me like a fool. Anyone can pick a quarrel. No, I'm never at a loss for words among men, but with any woman, paralyzed, speechless, dumb. Sono un somaro di quegli idioti balbuzienti che non sanno corteggiare le donne. Davvero? In quanto a me mi sembra che se si presentasse l'occasione e se mi ci applicassi, saprei fare assai bene. Ah, se io sapessi esprimere come voi quel che sento. Se il mio fisico fosse come il tuo, noi due uniti insieme faremmo un eroe da romanzo. Se avessi il vostro spirito. Te lo presto se vuoi. Cosa? Dimmi, ti sentiresti di ripetere a lei le dolci frasi che io ti insegnerei e di inviare le lettere che io ti scriverei? Eh? Intendo che Rossana non abbia delusioni. Proviamo a conquistarla insieme per te. Ma Cirano... Cristiana, perché no? Ho paura. Paura che allora quando l'avrai tutta per te tu la perda? Non temere, è te che l'ama. Offri te stesso con poche frasi, mie frasi, sulle tue labbra. Li vuoi? Vuoi? Ma questo che piacere può farmi? Un piacere. Un piacere da poeta che inventa una commedia. Vogliamo collaborare? Al tuo fianco nell'ombra ti darò i filtri, gli incantesimi per conquistare la bella principessa. Pensa, la posta non val forse il gioco. Amico mio. Amico mio. Prendi il mio cuore, io ne avrò ancora di più. Come cogliendo il fiore germoglia ancora la pianta, così io amo te, dolcezza mia. Idiota. Almeno in 100 modi puoi dir l'ultima frase. Non sai darle un sapore, no, nessuno. Così io amo te, così io amo te, così io amo te, così io amo te, te, te! Chi vede il tuo sorriso comprende il paradiso. Sei la corolla candida, ove si cela amor per tender dolci agguati. Dei giardini dell'anima tu sei il più... il più... fragrante bocciolo. Come l'erba è assetata di rugiada, come l'aquila ricerca il cielo, come l'onda si slancia verso il greto, il mio cuore anela te. Bene, bene, non c'è male, stai cominciando a dar calore alle parole. Parole, ho nausea di parole. Le tue armi sono quelle o non vuoi conquistarle? Sì, ma quando, quando? C'è la guerra nel nord, tu lo sai. Il reggimento può partire ad ogni istante ed io non l'ho neanche mai baciata. Pazienza, ragazzo mio, pazienza. Non ho avuta di pazienza, ma è il conte di Guisa che lei riceve più sovente di me. Non potrà darsi che la giochi con me, che si burli di me. È impossibile. Come puoi dirlo? Che ne sai tu? Cirano, tu sei nelle sue confidenze e tu potresti indagare. No, è assurdo. Ma va bene, andrò a tastar terreno. Però discretamente e intelligentemente. Certo. Con finezza. E allora, che ne pensi di Cristiano? È sempre il tuo ideale? Mi piace, è pieno di spirito e lo amo. Bene, lo trovi dunque intelligente. Caro mio, più di te forse. Oh, non ti offenderai? No, ne sono lieto. Nessun uomo sa esprimere così bene quei soavi non nulla che son tutto in amore. Sembra, è vero, che a volte si distragga e il suo lirismo cade. Ma poi d'un tratto si riprende e dice cose ammalianti. Ah. Ma no,
Ecco, gli uomini. Voi credete sempre che se un uomo ha un bel viso debba essere sciocco. Non necessariamente. Egli dunque è un esperto, sa parlare d'amore. Non è parlare il suo, son rapsodie, poemi. Non più tardi di ieri egli mi ha detto, improvvisando, pensa. Oh, si capisce. Prendi il mio cuore, io ne avrò ancor di più. Come cogliendo il fiore germoglia ancor la pianta. Passabile. E scrive bene? Meravigliosamente. Senti questa. M'avete tolto il cuore. Per non farmi star senza, mandate il vostro a me. Prima ne ha ancor di più e dopo è senza. Si può sapere quanto ne vuole avere? Lo fai per irritarmi. Sei geloso. Geloso? Sì, voi poeti siete tutti uguali. Prova un po' a criticare questi versi. Voi non sapete quanto e quanto e quanto vi invoca il cuore mio. E se potessi per lettera mandarvi e per iscritto tutti i miei baci, questi fogli miei, signora, voi li leggereste con le labbra. Beh, sì, quest'ultimo verso, ma è un po' retorico. Ascolta questo. Li sai dunque a memoria? A tutti. È cosa davvero lusinghiera. È un maestro. Oh, via. Sì, un maestro. Ah, va bene, un maestro, se così vuoi. Quando è che gli offrirai la corona d'alloro? Quante liriche imprese deve compiere ancora il nostro Apollo? Oh, non lo so. Mio caro, questo mondo appartiene agli uomini soltanto. E la donna è più che altro un premio, un possesso stimato come si usa coi cani e coi cavalli, secondo la lunghezza del crinio, lo splendor della pelle, dei denti e delle membra. Ma in palio ci sono io, e voglio far io la stima e il prezzo, secondo il mio giudizio, caro. Capisco. Cristiano ha detto che stasera voi vi vedrete. Di che cosa vorrai che gli ti parli? Oh, di niente e di tutto. Io gli dirò, parlatemi col cuore sulle labbra. Improvvisate, trascinatemi. Incantatemi. Oh, ma tu non andarglielo a dire? Oh, per carità. Madamigella, il conte di Guisa. Madamigella. Signore, Madamigella. Signore. Cristiano, aspetta. No. C'è tempo di studiare qualche altra frase? No. Ne ho certe brillantissime ed altre delicate e sensitive. No, grazie. Ne ho già piene le tasche di farmi prestar parole e sentimenti da te e fare del mio amore un'eterna commedia. Ma non ti... Forse prima era un gioco, ma ora lei mi ama. Oh. Grazie a te. Ah. Ma non ho più paura. D'ora in poi parlerò da me stesso. Indubbiamente. Lo farò. E vedrai. Del resto so quanto basta per prendere una donna fra le braccia e stasera lo farò. Cristiano. Grazie, amico. Arrivederci. Cristiano, ti prego, guarda. Lasciami. Commetti un grave errore. Via. E così sia. Cristiano. Rossana. Sono lieta che siate giunto prima. Rimaniamo qui fuori al chiar di luna. È così bello. Qui. Ed ora... Ora... parlatemi. Io vi amo. Sì, parlatemi d'amore. Io... vi amo. Siate più lirico, provate a rapirmi sulle ali della poesia. Io vi amo... tanto. Sì, questo è il tema. Adesso ricamate, improvvisate. Io vi amo moltissimo. Io chiedo ambrosia e voi mi date un po' di crusca. Ditemi veramente come mi amate. Moltissimo. E tutto ciò che vi ispiro?
la vostra bocca. Oh, se potessi baciarla. Cristiano! Ma Rossana, io vi amo. Da capo? No, non da capo. Io non vi amo. Va un po' meglio. Io vi adoro. Oh! Lo so, vi appaio sciocco. E questo mi delude assai più che se mi appariste brutto. Oh, vi prego, ditemi con parole alate i vostri sogni. Io vi... Lo so, mi amate, addio. No, aspettate, vi prego, stavo proprio per dirvi... Che mi adorate, sì, so anche quello. Ma io... No, andate via. Bel successo. Aiutami. Io no, parla pur da te stesso. Io non so. Sai però quanto basta per prendere una donna fra le braccia. Oh, Cirano, ti prego. Come? Far del tuo amore una commedia? Oh, Cirano, io non vivrò se la non torna a me adesso, subito. E che diavolo posso insegnarti così su due piedi? La finestra. Cirano, aiutami, salvami. La notte sembra buia abbastanza. E che c'entra? È più di quel che meriti. Ma vediamo che cosa si può fare. Mettiti là. Idiota, qui davanti al balcone io ti suggerirò che cosa dire. Ma può sentire. Chiamala. Rossana. Rossana. Chi mi chiama? Cristiano. Ancora voi? Io vorrei dirvi... Andate via, a me voi non dite un bel nulla. Vi scongiuro. Voi non mi amate più. No, non più. Io vi amo di più. E sempre più vi amo. C'è miglioramento. L'amor cresce e dilania come bimbo selvaggio. Il cuor mio che si è scelto come culla. Ancor meglio. Ma se il bimbo è sì crudele, perché non soffocarlo appena nato? Lo tentai, ma ancora vive. Ho scoperto, come voi scoprirete, che l'amor mio neonato ha di Ercole la forza. Beh! La forza appena nato di uccidere due serpenti, dubbio e orgoglio. Ma benissimo! Mi sembra che parliate però con gran fatica. La vostra fantasia avrebbe mai l'affanno? L'affare si complica. Le vostre parole esitano, perché? Esse salgono al buio e brancolando cercano la vostra luce. Come un'ape che torni, ogni parola è carica di miele e volar deve in alto. Avvicinatevi allora, salite sulla panca. No. Verrò giù io allora. No. Perché un no tanto secco? Lasciate che io goda qualche istante. La mia sola occasione di parlarvi non visto. Non visto? Sì, sì. La notte rende ogni cosa più bella, ci copre col suo manto. E non servono gli occhi per ascoltare il cuore. Ecco, sento stasera che per la prima volta vi parlerò davvero. Per la prima volta? Sì. Perfin la voce sembra diversa. Diversa, sì. Perché celato io trovo al fin l'audacia d'esser me stesso. Perché l'audacia? Perché chi sono io e chi è che mai può ardire di sognarvi per sé? È perciò che il mio cuore si è nascosto fra poetiche frasi e discorsi leziosi. Ma non erano dolci quelle frasi d'amore? Non abbastanza dolci per me e per voi stanotte. Non mi parlaste mai così. Credete, viene il gran momento un giorno. Il cielo benedice chi un tal momento passa, quando arriva una fiamma che scende in fondo all'anima e incandescente rende ogni parola. Sì, questo è amore. Amore, t'amo più della vita, oltre la vita, più che l'amore stesso possa amare. E il nome tuo è un'aurea campanella che mi vibra nel cuore. E quando io penso a te io fremo e oscilla la campana e squilla. Rossana, Rossana, nelle mie vene
Rossana. Sì. Questo è amore. Sì, è amore. Una tempesta tremenda di gelosa bellezza, un fuoco oscuro, un canto che rapisce da cieca. Vorrei poter donarti la mia felicità anche se il dono fosse a te per sempre ignoto. Io mi accontenterei di sentir da lontano il trillare gioioso del tuo riso. Incominci a comprendermi. Senti l'animo mio qua giù nel buio sospirare per te. Oh, soltanto stasera, ora io oso dire queste cose, io a te, e tu le ascolti. È la mia voce che ti fa tremare là fra i verdi rami sopra di me, perché tu tremi come fior tra le foglie. Tu tremi e io sento scendere lungo il ramo di questo gelsomino, che tu lo voglio o no, il divino tremor della tua mano. Sì, io tremo e piango e ti amo e sono tua, tu mi hai inebriato. Io ti ho inebriato. Io stesso. E ora lascia che io ti chieda un bacio. Mi hai chiesto? Io, sì. Cioè, volevo, ma intendevo... Tu corri troppo, ma hai commossa, perché non approfittarne? Io l'ho chiesto, ma so che ho chiesto troppo. Uno solo. Ed è tutto. Tutto. Ma è più che tutto. E so che t'ho turbata e ti chiedo di rifiutarmelo. Ma perché? Cristiano, calmati. Che cosa hai detto? È con me stesso che sono adirato, perché sono andato troppo oltre e così mi son detto. Cristiano, calmati. Sta venendo qualcuno. Signore, sto cercando la dimora di madamigella Rossana Robben. No, non è questa, è di là. Andate dritto, sempre dritto. Vi ringrazio, signore. Lungo il cammino reciterò per voi qualche rosario. Fammi dare quel bacio. No. O prima o poi. Hai ragione. Presto o tardi questo accadrà, perché ella è giovane. E tu attraente. E se così deve essere, preferisco essere io la causa di ciò che deve essere. Siete ancora lì? Sì. Stavamo parlando di... Un bacio. Un bacio. E che cos'è un bacio quando tutto è detto? Un giuramento fatto un po' più dappresso, un segreto bisbigliato alle labbra, un apostrofo roseo tra le parole t'amo. Un istante reso immortale che ascende sulle ali del sogno, l'unione di due corolle, un mezzo per respirarsi il cuore e assaporarsi l'anima. Pace! Perché? Di che temi? No, non temo. Sali dunque. A immortalar l'istante. A respirarmi il cuore. Arrangiati ora. Sali, animale. Rossana. Mi son guadagnato quel convito d'amore e son qui a struggermi di fame. Ma nel mio intimo ora so di possedere qualcosa che prima non avevo. Mio è l'ardore che l'ha conquistata. Ella bacia le mie parole. Le mie parole. Sulle sue labbra. Che vi succede, padre? Perso ancora la via. Abita qui, madamigella Robben. Ma voi avete detto Rolin? No, R-O-B-N, Robben. Ah, Robben.
Sono troppo vecchio per cacciare farfalle. I miei piedi... Ah, mi dispiace. Comunque è certo che in casa ci deve essere qualcuno. Chi è? Una lettera per la giovin dama, Madamigella Rollin. Rollin? Robin. Madamigella, una lettera per voi. Sì, sì, ho sentito. Cyrano. Passavo di qui, cugina, e ho visto la luce. Non può trattarsi che di cosa degna e santa. Viene da un nobilissimo signore. Che dice? Padre, la lettera riguarda voi, ascoltate. Madamigella, al cardinale dovete ormai inchinarvi, sia pur vostro malgrado. E perciò che vi mando la missiva a mezzo di un sant'uomo intelligente e discreto. Voi gli comunicherete l'ordine superiore di celebrar lì subito il rito del santo matrimonio. Voi e Cristiano dovete sposarvi stanotte in casa vostra. Rassegnatevi alla volontà del cardinale che vi invia le sue benedizioni. Vostro umilissimo eccetera eccetera. Oh, ma è terribile! Ma voi sareste... Io dovrò essere la sposa. Oh, sentite, può scritto. Offrirete al monastero a nome mio un obolo di 120 doppie d'oro. 120 doppie d'oro? Oh, ma che degno signore! Degnissimo davvero! Figliuola, rassegnatevi. Oh, sono rassegnata. Di Guisa, vieni qui, non devi farlo entrare. Non devo farlo entrare. Finché non siamo sposati, ti prego. Chi siete? Io! Ma di dove è cascato? Dalla luna. Cosa? Dalla luna, sono appena tornato dalla luna. Ma questo è male. Come bomba, vi dico, io piombo dalla luna. Oh, sentite un po'. Dalla luna, vi dico! Va bene, se ci tenete. Le grazie. Pazzo furioso. Dove sono? Caro messere. Che posto è questo? Che paese? Lasciatemi passare. Cristo! Oh, signore, è mascherato, è un ladro, dove sono? Una dama mi attende. Oh, questo è Parigi allora. Che matto. Cara vecchia Parigi, scusate il mio aspetto, ma sono giusto arrivato con l'ultima cometa e un lampoman rito un po' in mantello. Messere, signore. Adesso basta, io voglio... Lo so, voi volete sentire dalle mie labbra come sono gli abitanti della luna, come è fatto il paesaggio e se... Me ne infischio di questo. Alcosnat. Voi volete sapere con quale mezzo misterioso ho raggiunto la luna? Veramente è un segreto di stato, però in confidenza vi dirò, è una mia invenzione. Ubriaco oltre che matto. Oh no, per la verità, ho potuto scegliere fra parecchie invenzioni. Eh? Sì, ho parecchi mezzi per violare l'infinito. Parecchi? Parecchi. Udite per esempio. Già che il fumo ha tendenza a salire, posso riempirne un globo capace di innalzarmi. Sì, può essere un mezzo. Oppure posso costruire un razzo in forma di grossa cavalletta e spinto dagli impulsi della polvere pirica salire tra le stelle a balzi giganteschi. Sì, può essere. Inoltre, se salgo in arcioni a una sbarra di ferro e lancio in su una calamita, il ferro la segue. Io la riagguanto, la lancio in alto ancora e così via indefinitamente. Eccellente. E che mezzo adottaste? Nessuno di questi. Un altro. Quale? Indovinate. Ah, come posso? Provate. Matto ma interessante il tipo. Avete indovinato? No, di che si tratta? Ahimè, non lo saprete mai, ma che importa? Voi siete libero e loro incatenati in matrimonio. Ma voi, quella voce, quel naso,
Cirano! Cirano, in questo istante si sono uniti per la vita. Chi? Le più vive felicitazioni. E anche a voi, viaggiator degli spazi. Ecco la bella coppia che Dio e voi avete unito. Già, proprio. Signora, date pure al vostro sposo un bel addio. Il vostro reggimento parte stanotte, raggiungetelo subito. Ma i cadetti non erano destinati... Lo sono, invece, e sotto il mio comando. E laggiù poi potremo fare i conti. È una notizia questa che non mi turba affatto. Ecco qui l'ordine, barone, eseguitelo. Cristiano... La prima notte non è tanto vicina. È una notizia questa che non mi turba affatto. Barone, siete ancora qui? Veglia su lui per me, promettimi di non lasciarli far cose rischiose. Farò quel che potrò, ma non prometto. Prometti di proteggerlo, guarda che sia prudente. Sì, sì, cercherò. E cerca di non fargli prendere freddo. Sì, se possibile. E fa che gli mi scriva tutti i giorni. Questo sì, lo prometto. La situazione è semplice, signori. Noi assediamo Arrà e l'infante di Spagna assedia noi. Di conseguenza, noi siamo circondati. Bella guerra, dove sono gli assedianti ad essere bloccati ed aver fame? Già, ma il maresciallo ha già ideato un piano per portarci dei viveri stanotte. Ecco, guardate qui. Risparmiate i dettagli, colonnello. Ditemi solo quando arriva il cibo. Lo so, abbiamo fame. Ma non è colpa mia, anche se sono il vostro colonnello. Sì, lo so, non vi sono simpatico. Mi chiamate intrigante, cortigiano, ma il vostro asse non mi tocca affatto. Il mio contegno sotto il fuoco è noto. Ieri ho sbaragliato gli spagnoli 3 volte. Ho portato i miei uomini all'attacco io stesso. Ero in testa alla carica. E la vostra sciarpa bianca? Cirano, da dove è uscito? Dicevo, colonnello, e la vostra sciarpa bianca? Ah, voi sapete l'episodio. Già, io mi ero spinto così innanzi da correre il rischio di essere catturato. Quindi giocai d'astuzia. Mi tolsi e gettai via la sciarpa che dimostrava il mio alto comando. Riesco così a passare inosservato. Torno tra le mie schiere, le raduno, riattacco e ho la vittoria. Che ne dite di questo? Che un ufficiale non rifiuta l'onore e il privilegio di servir da bersaglio. Facili guasconate per chi non ha quel privilegio. Guasconate? Prestatemi la sciarpa e col vostro permesso guiderò io la carica stanotte con la sciarpa a tracolla. Che spaccone, l'offerta è senza rischio e lo sapete. La mia sciarpa è rimasta in riva al fiume, tra le linee, punto battuto dall'artiglieria, impossibile giungervi da vivi. Sì?
Tenete. Grazie. Questo pezzo di stoffa è quel che serve per un segnale. Ero esitante. Voi mi avete deciso. Fermo, sparo! No, aspetta. C'è un uomo laggiù che sta fuggendo. Sì, è una spia. Una falsa spia spagnola che serve noi. Come stavo per dirvi, il maresciallo sta ritirandosi di qua col grosso delle forze. Fortuna, gli spagnoli non lo sanno. Oh, lo sanno benone e attaccheranno stanotte, in questo punto. È la vostra vendetta, eh? Non pretendo di amarvi alla follia, ma già che lor signori han fama di invincibili, di prodi fra i prodi e così via, ometto le questioni personali. Il maresciallo ha chiesto un diversivo e io lo servo scegliendo il punto adatto. È necessario far resistenza, guadagnare tempo, attendere qui che il maresciallo torni. E per guadagnare tempo, mi farete il favore di farvi uccidere tutti. Cristiano? Sì. Rossana, vorrei dirle il mio addio e mandarle per iscritto tutto l'animo mio perché lo serbi. Mi son presa la libertà di... Aspetta. Questa piccola macchia. Macchia? Sì, è una lacrima. Non è nulla. Il poeta cede alla fantasia come in braccio alla donna un amante felice. Crede alle sue invenzioni e gli sembra in realtà ed è il piacere maggiore di chi scrive. Capisci? Questa lettera è tanto commovente che scrivendola io stesso ho pianto. Tu hai pianto? Ma sì, perché il morire è poca cosa, ma il non rivederla, questo è orribile. E io non la... Tu non la rivedi. Dammi qua. Ah, chi va là? Argo al servizio del re. Il re in riga, i folchi. Buonasera. Al servizio del re, voi. Signori! Ma cosa fate voi qui? Giunse voce a Parigi che qui s'avesse fame e ci siamo premuniti. Gli spagnoli, ammirando la grazia, trascurarono la grazia di Dio. Ma perché sei venuta in mezzo a quest'inferno? Si diceva a Parigi che qui ci fosse tregua. E poi, la colpa è tua. Pensa a tutte le lettere che tu mi hai scritto. Quante volte, ogni giorno. Ogni giorno? Ma certo, ed ognuna più appassionata dell'altra. Sei qui per poche assurde lettere d'amore. Oh, assurde! Le tue lettere? No, mai. Leggendo mi sembrava di riudir la tua voce al buio quella sera, ricordi, d'essere fra le tue braccia. Le ho lette e rilette e vedevo in ogni foglio un petalo staccato dal tuo cuore e la luce e la fiamma di un amore dolce, possente, vero? Dolce, possente, vero. Oh mio Cristiano, sono venuta qui per chiederti perdono. Ed è questo il momento d'accordarlo, adesso mentre la morte c'è intorno. Perdonami se sono stata leggera e se t'ho amato solo perché eri attraente, perché ora... Ora? Ti amo per te stesso, per ciò che tu sei. Rossana. Ora comprendo bene ciò che tu avrai sofferto per la mia frivolezza. Essere amato solo per l'aspetto esteriore, per la spoglia casuale che ci ha dato natura. Ad un animo come il tuo sarà apparso umiliante. No.
comprendo. Tu non puoi credere ancora che io t'ami d'un amor come questo. Non voglio un amore come questo. Voglio che mi ami solo per... Solo per quello che ogni donna vede in te. Io posso farti meglio. No, meglio prima. Tu mi conosci ancora troppo poco. Ero solo una bimba. Adesso sono donna. E se anche tu fossi me imprestante, no. Non attraente, brutto persino, sento che t'amerei lo stesso. Sei sincera? Te lo giuro. Brutto? Anche orrendo. Non ne sei più contento? Sì. Che hai? Nulla, solo Cirano. Cirano? Ha qualcosa da dirti. Dove vai ora? Aspetta, torno tra un istante. Cirano, vostra moglie viene via con me? No, signore, rimane. Ma siamo ancora in tempo a evadere da lei. Lei resta. Benissimo. Qualcuno mi dia un moschetto. Resto qui anch'io. Signore, ma questo è coraggio. Dovrei cercare riparo e lasciar qui una donna? Colonnello, i miei rallegramenti. Che è successo? Aspetta. Che hai? Sembri così... Non m'ama più. E tu lo credi? E l'ama te. No. Ama solo il mio spirito. No. Sì. E quindi te, e tu pure l'ami. Io? Si vede, è chiaro. Tu le hai scritto ogni giorno, ogni giorno. Ma è cosa più che semplice. Semplice, è più di un mese che siamo circondati. Come hai fatto a mandare quelle lettere? Prima dell'alba io riuscivo... A rischiare 100 volte la vita? Tu l'ami. Sì. Diglielo allora. No. Perché no? Perché... Guardami. Lei m'amerebbe pure se fossi brutto. Ha detto così? Sì, e ora vada lei. Sciocchezza, non credere a una tale pazzia. Torna da lei e non diventare brutto. Va, è te che ama. È quello che vedremo. No, no! Lasciamo a lei la scelta. No! Dille la verità. Ma perché torturarmi? Dovrei rubarti ogni felicità solo perché sono nato con un naso diverso. E io dovrei distruggere la tua perché ho il dono di esprimere ciò che tu forse senti. Dillo a lei. Oh, non tentarmi troppo. Sono stanco d'essere il rivale di me stesso. Cristiano. Il nostro matrimonio può essere annullato. Ti prego. Io voglio essere amato solo per quel che sono o non esserlo affatto. Bisogna andare in fondo. Saprò a chi ha dato il cuore. Ora va. Dille tutto e che scelga fra noi. Sceglierà te. Io lo spero. Capitano. Gli spagnoli stanno spegnendo i fuochi. Si incomincia. Occorre un esploratore. Dov'è Cirano? Capitano, mandatemi. No, figliolo, Cirano conosce il terreno, anch'io, le loro postazioni. Vi prego, permettete. Benissimo. Devo sapere da che direzione sferreranno l'attacco e quanti sono. Capito. Rossana. Cirano. Cristiano dubita... Cristiano pensa che tu dovresti sapere... Oh, lo so. Ha ancora dubbi su quel che gli ho giurato, l'ho visto. Era vero ciò che gli hai detto allora? È vero. Ho detto che l'amerei anche se fosse... Ti è difficile dir quella parola davanti a me? Dilla, non mi dispiacerà. Brutto? Anche in tal caso lo amerei. Sfigurato? Sì, sfigurato. Anche grottesco. Come potrebbe mai essere grottesco? Agli occhi miei. E tu potresti amarlo lo stesso, tanto quanto... Sì, e più ancora. Rossana, io... Cos'è stato? C'è battaglia. Cosa succede? Gli spagnoli avanzano. C'è ancora tempo. Dov'è Cristiano? Al bastione. Oh, già, è vero. Cos'è che desideravi dirmi? Per me...
Dirlo è così difficile che una volta tanto mi mancano le parole. Cristiano mi ha chiesto di... Mi ha detto... Cristiano! Ai vostri posti, signori. È morto. No, ma sta morendo. Io non voglio che muoia. Cirano, le hai... Sì, amico mio, le ho detto. E l'ama te. Rossana. Sì, mio amore. Cristiano non è morto. Sì. Devi andar via ora. Lasciami un poco. Egli è morto. Soltanto tu lo conoscevi a fondo. Non era un eroe. Sì, Rossana. Un cuore grande, generoso. Sì, Rossana. Un poeta. Un animo tenero e squisito. Sì, Rossana. Ma egli è morto ora. Lo sono anch'io. Sono morto e la mia amata piange me in un'altra spoglia e non sa. E non saprà mai. Trascinatela via, presto. Aspetta, ho una lettera indosso. Ho due morti da vendicare oggi. Cristiano e il mio cuore. Gente, questa che muore tutta così ferocemente, esclamò uno spagnolo, arrivavano ondate.
Poi, quando tutto sembrava perduto, udimmo le trombe dei nostri che sopraggiungevano. La battaglia era vinta. Grandioso! Ah, voi siete stato fortunato, signor di Bergerac. Voi avete vissuto, mentre noi ci stiamo arrugginendo qui. Nessuna guerra in vista, né speranza che venga. Speranza di una guerra? Figliuolo, solo adesso mi accorgo che si ammatti ambedue. Ma la pazzia maggiore è la mia e di più vecchia data. E c'è di più? Tutto ciò che t'ho detto erano bugie. Un'altra satira per la Gazzetta? Sì. Un altro guanto gettato in faccia ai grandi. Ma perché fai così, Cirano? Perché attacchi... La stupidità, l'inganno, la corruzione? Sono troppo vecchio per cambiare. Sono un vecchio mastino che non sa che adoprare gli ultimi denti. Oh, ma i denti si possono strappare e non è piacevol cosa. Che insolente buffone, che gaglioffo quel Bergerac. Ma questa volta ha esagerato, parola mia. Si è firmata la sua condanna. E chi l'eseguirà? La sua spada a tutti fa paura, amico mio. Un uomo può morire in tanti modi. Chissà. Potrebbe capitargli una disgrazia. Presto. Ma ditemi, signora, per quanto ancora continuerete a star qui chiusa ed a portare il lutto? Per sempre. Tanto era Cristiano per voi. Se l'aveste conosciuto non me lo chiedereste. Ho qui sul cuore l'ultimo suo scritto e mi riscalda ancora. E Cirano, lo vedete spesso? Ogni settimana. Il vecchio amico prova gran diletto a farmi da gazzetta. Ah. E mi porta notizie. Ogni sabato sotto quell'albero laggiù lo aspetto ricamando. E quando l'ora scocca è inutile voltarsi per guardare. All'ultimo rintocco io odo il suo bastone che batte sulla ghiaia. Le sue satire gli han procurato molti nemici. Oh, però temono ancora la sua spada. Nessuno osa toccarlo. Ah, chissà, può darsi... Per lui non è la violenza che temo, ma è la solitudine e la miseria. E il dicembre che arriva col suo gelo ed entrerà nella sua stanza buia. Da tempo io gli scorgo sulle spalle la solita consunta vecchia cappa. Non è poi proprio questo il più gran male. Non dovete commiserarlo troppo. Vive la sua vita come ha voluto, senza legami di parola, di pensiero e d'azione, libero. Monsignore. Oh, sì, lo so. Io ho tutto ed egli niente. Ciò nonostante, oggi sarei ben fiero di stringergli la mano. Ah, bene, addio. Potrò vedervi ancora? Venite quando vi aggrada. Mi avete perdonato, dunque? Se sono qui. Vedete... Quando si ottiene tutto dalla vita, quando si ha successo troppo, si provano nell'intimo mille vaghe scontentezze di se stesso, la cui somma non è proprio rimorso, ma piuttosto una specie di sottile disgusto, illusioni cadute, vani rimpianti. Sì, qualche volta io invidio il vostro Cirano. Questi sentimenti vi fanno onore. Madame, devo avvertirvi, è vero, nessuno ha ancora osato attaccare il vostro amico. Tuttavia, ieri sera a teatro ho udito certe voci. Fate che esca di rado e domani quando lo vedrete ditegli di stare in guardia. Grazie, Duca. Buonanotte, Ragnò. Cirano, non andate via. Non vi fermate a cena qui da me? Dolente, ma ho un magnifico arrosto che mi aspetta a casa e un vino raro. È un dono del mio editore. Ah, capisco. Avete visto la nuova commedia di Molière? No. Ah, bene. Perché? Ecco, lui... Eh? Vi ha rubato tutta una scena, parola per parola. Ricordate, ma che diavolo stava facendo quella giù? Quella, un autentico plagio. Bene, ha mostrato buon gusto. È piaciuta? Successone, il pubblico rideva. Come rideva. Molière era il genio, Cristiano il fascino. Per me il destino è questo.
Buonanotte, amico mio. Ehi, voi, laggiù! Stai parlando con me? Sì, voi, il mestiere dal gran naso. Insolente. Scribaccino da strapazzo. Cosa? Mentitore, plagiario. Tranquillo ad ogni costo. Se tentasse di alzarsi, morirebbe. Shh. Cavaliere. Ah, sorella. Posso confessarvi qualcosa? Ieri di venerdì, notate, ho mangiato di grasso. Già, si sa. Per questo siete pallido. Per piacere, passate dal refettorio prima d'andar via. Io vorrei prepararvi una bella tazza di brodo. Ma certo, certo. Siete più ragionevole oggi. Forse state convertendomi. Oh, no. Non lo tento neppure. Già, adesso che ci penso è vero. Voi, benché siate una santa, non predicate mai. Sorprendente. Ma oggi voglio io sorprender voi. Vi permetto di pregare per me stasera al vespro. Sbalordita del tutto, sorella? Non ho atteso che mi deste il permesso. Che il diavolo mi porti se ho la speranza di veder finito quel tuo ricamo. In 14 anni ecco il primo ritardo. Sì, sì, ne sono furioso. Il ritardo è dovuto a una visita davvero inaspettata. È una vecchia amicizia, voglio dire un'antica conoscenza. Gli hai detto d'andar via? Per il momento, sì. Le ho detto, scusami, oggi è sabato e ho un precedente impegno cui non posso mancare neanche per te. Puoi ripassare fra un'ora. Dovrà attendere un po'. Prima di sera io non ti lascio andare. Forse dovrò partirmene un po' prima. Oh, allora udiamo le novità di corte dalla mia gazzetta. Ah, sì, dunque, vediamo. Sabato 19. Sua maestà è ammalata per una scorpacciata di composta di prugne. Dalla corte le prugne sono bandite per lesa maestà. Domenica. Il regale polso batte normale. Lunedì. Si parla del gran successo della nuova commedia di Molière. Martedì. Sua maestà è ammalata per una scorpacciata di marroni glacé. I marroni glacé sono esiliati per lesa maestà. Mercoledì. Il visconte d'Angiot parlotta con Madame di Monglas. Lei dice no. Giovedì. Nulla. Venerdì. Madame di Monglas dice di sì. Sabato.
26. Cyrano! Che hai? Cyrano! No, no, non è nulla. Ma... le mie vecchie ferite talvolta. Oh, mio povero amico. Non è niente. Mi passerà subito. Ecco, è passato. Noi tutti abbiamo qualche vecchia ferita. Io ho la mia, qui, sotto questo in cui serbo il suo addio. È difficile leggerlo adesso. Non è che sangue e lacrime. La sua lettera. Non mi avevi promesso che un giorno me l'avresti fatta leggere? La sua lettera, vorresti? Sì, vorrei. Oggi. Aprila e leggi. Che sarà per oggi il mio unico bene infinito. E il mio cuore ancor saturo d'amore che non t'ho dato. E muoio senza poterti dare. Non più i miei occhi si inebrieranno della tua vista. Non più i miei sguardi potranno posarsi come dolci baci sulle tue grazie. Come la legge, la sua lettera. Ricordo il gentil gesto con il quale respingevi una ciocca di capelli con la mano dalla fronte. E il mio cuore singhiozza. La sua lettera. E piange, piange ancora. Come la legge, così. Addio, mia cara, mia adorata. Con un accento. Del mio cuore, anima e mia. Con una voce. Mio amore. Che io ricordo d'aver udito ancora. L'animo mio mai t'ha lasciata. E anche ora io non ti lascerò. Ovunque io vada sarò sempre colui che t'ama oltre ogni limite, oltre. Oh. Ma come fai a leggerla ora? E per 14 anni ha tenuto il segreto recitando la parte dell'amico fraterno. Rossana. Eri tu? No, no, Rossana, no. Come ho potuto non accorgermene allora che ti udivo pronunziare il mio nome? Non ero io. Sì, tu. Ti giuro. Le lettere erano tue. No. E quelle care, folli parole erano tue. No. E quella voce nel buio, eri tu. Sul mio onore. E quell'animo, tu, sempre tu. Io non ti ho mai amata. Sì, mi hai amata. Anche ora mi ami. No. E perché un no tanto secco? Oh, no, no, mio caro amore, io non t'amo. Ma perché tu hai taciuto per tanti anni? Mentre io, ogni notte, ogni giorno, io rimpiangevo il nulla. Tu lo sapevi. You knew in that letter lying on my breast. Your tears. You knew they were your tears. The blood was his. Cyrano! Oh, eccolo. È qui. Oh, che pazzia. No. Lo sapevo. È un suicidio per lui essersi mosso. Quel deliquio, cos'è? Nulla. Non ho finito ancora la mia gazzetta. Sabato 26. Sorpresa in un agguato... il Sir di Bergerac è morto. Assassinato. Cyrano, cosa t'hanno fatto? Il fato m'ha deriso. M'ha teso un'imboscata e dato un avversario di nobil sangue, un servo, per campo di battaglia una fogna. Ma è tutto molto logico. Così tutto ho fallito.
anche la morte. Sorelle, sorelle! No, no, non andar via. Potrei non essere qui al tuo ritorno. Tu non devi morire. Io ti amo. No, è soltanto una favola che la bella dicesse io ti amo alla bestia e così per magia svanisse ad un tratto la bruttezza. Ma lo vedi, io son sempre lo stesso. Io t'ho reso infelice, io. Tu, ma no. È tutta colpa mia. Al contrario. Io non conobbi mai dolcezze femminili se non da te. A mia madre non piacque mai guardarmi. Non ebbi mai sorelle. E dopo sempre ho sfuggito il sorriso beffardo delle amanti. Sol grazie a te è passato nella mia vita il fruscio lieve di una veste di seta. Oh. Non ho amato che un uomo in vita mia. E l'ho perduto due volte. Io non vorrei che tu piangessi meno l'ottimo amico, il nobile Cristiano. Ma forse questo solo ti chiedo. Quando il gran gelo sarà disceso intorno alle mie spoglie, tu potrai, spero, dare un duplice senso ai tuoi veli abbrunati e far che il pianto che tu versi per lui sia un poco anche per me. Oh, mio amore! No, non qui, non seduto, che nessuno mi sorregga, nessuno, solo l'albero. Albero, mi sento già calzato di marmo e inguantato di piombo. Benissimo che venga la mia eterna compagna, voglio aspettarla in piedi, con la spada nel pugno. Cyrano! Sta delirando. Ecco, la vedo, ghigna. Sta sbirciando il mio naso. La camusa. Voi laggiù, chi siete? 100 contro 1, eh? Vi riconosco tutti, vecchi nemici miei. La menzogna là. Prendi pregiudizi, compromessi, la codardia. Che cosa? Che mi arrendano? Mai, mai. Ah, anche tu, vanità. Sapevo che alla fine m'avreste sopraffatto. No, io mi batto, e mi batto, e mi batto! Voi mi avete sottratto gli allori e le rose. Ma a dispetto di voi c'è una cosa che ancora posso portare con me. E che stasera, quando entrerò lassù, col mio saluto spazzerò via le stelle dalla soglia celeste. È cosa senza macchia, non piegata dal mondo, e a dispetto del fato sempre mia. Ed è la mia piuma bianca.